Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, ti sentiamo con la tua volontà. Vieni, divina volontà, a pregare in me e poi offri questa preghiera a te come mia per soddisfare le preghiere di tutti e per dare al Padre la gloria che dovrebbero dargli tutte le creature. Mia divina Maria, ti amo nella divina volontà, Regina Immacolata, Celeste Madre mia, vengo sulle tue ginocchia materne per abbandonarmi nelle tue braccia, per chiederti con sospiri più ardenti che mi ammetta a vivere nel regno della divina volontà. Mamma Santa, tu che sei la regina di questo regno, ammettimi a vivere in esso affinché non sia più deserto, ma popolato dai figli tuoi. Perciò, sovrana regina, a te mi affido affinché guidi i miei passi nel regno del volere divino. E stretto alla tua mano materna, guiderai tutto l'essere mio perché faccia vita perenne nella divina volontà. Tu mi farai da mamma e come a mamma mia ti faccio la consegna della mia volontà affinché me la scambi con la divina volontà e così possa restare sicuro di non uscire dal regno suo. Perciò ti prego che mi illumini attraverso questa meditazione per farmi comprendere sempre più e sempre meglio che cosa significa volontà di Dio e come vivere in essa. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus e benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Libro di Cielo, volume 1, capitoli 59 e 60. La speranza, diceva Gesù, somministra all'anima una veste di fortezza quasi di ferro, in modo che tutti i nemici con i loro strali non possono ferirla. Non solo, ma neppure apportare il minimo disturbo. Tutto è tranquillità in lei, tutto è pace. Oh, è bello vedere quest'anima investita della bella speranza, tutta appoggiata al suo diletto, tutta diffidente di sé e tutta confidente in Dio. Disfida i nemici più fieri, è regina delle sue passioni, regola tutto il suo interno, le sue inclinazioni, i desideri, i palpiti, i pensieri, con una maestria tale che Gesù stesso ne resta innamorato perché vede che quest'anima opera con tale coraggio e fortezza. Ma questa lo attinge e lo spera tutto da lui, tanto che Gesù, vedendo questa ferma speranza, niente sa negare a quest'anima. Ora, mentre Gesù parlava della speranza, si ritirava un poco, lasciandomi una luce nell'intelletto. Chi può dire ciò che comprendevo sulla speranza? Se le altre virtù tutte servono ad abbellire l'anima, ma ci possono far vacillare e renderci incostanti,
Invece la speranza rende l'anima ferma e stabile, come quei monti alti che non si possono muovere un tantino. A me sembra che all'anima investita dalla speranza succede come a certi monti altissimi, che tutte le intemperie dell'aria non gli possono recare nessun nocumento sopra di questi monti. Non penetra né neve, né venti, né caldo, qualunque cosa vi si potrebbe mettere sopra, si può stare sicuri, ancorché passassero 100 anni, che laddove si mette, là si trova. Tale è appunto l'anima vestita dalla speranza, nessuna cosa le può nuocere, né la tribolazione, né la povertà, né tutti i vari accidenti della vita, la sgomentano un istante. Dice fra sé: io tutto posso operare, tutto posso sopportare, tutto soffrire, sperando in Gesù che forma l'oggetto di tutte le mie speranze. La speranza rende l'anima quasi onnipotente, invincibile, e somministra all'anima la perseveranza finale, tanto che allora cessa di sperare e di perseverare quando ha preso possesso del regno del cielo. Allora depone la speranza e tutta si tuffa nell'oceano immenso dell'amore divino. Mentre l'anima mia si perdeva nel mare immenso della speranza, il mio diletto Gesù ritornava e parlava della carità dicendomi: alla fede e alla speranza sottentra la carità, e questa congiunge tutto il resto insieme delle altre due, in modo da formarne una sola mentre sono tre. Eccoti, o sposa mia, adombrata nelle tre virtù teologali la Trinità delle divine persone. Poi proseguì: se la fede fa credere, la speranza fa sperare, la carità fa amare. Se la fede è luce e serve di vita all'anima, di vista all'anima, la speranza, che è alimento della fede, somministra all'anima il coraggio, la pace, la perseveranza e tutto il resto. La carità, che è la sostanza di questa luce, di questo alimento, è come quell'unguento dolcissimo e odorosissimo che, penetrando dappertutto, lenisce e raddolcisce le pene della vita. La carità rende dolce il patire e fa giungere anche a desiderarlo. L'anima che possiede la carità spande odore dappertutto. Le sue opere, fatte tutte per amore, danno un odore graditissimo. E sai tu qual è questo odore? È l'odore di Dio stesso. Le altre virtù rendono l'anima solitaria e quasi rustica con le creature. La carità, invece, essendo sostanza che unisce, unisce i cuori. Ma dove? In Dio. La carità, essendo unguento odorosissimo, si spande dappertutto e con tutti. La carità fa soffrire con gioia i più spietati tormenti e giunge a non saper stare senza il patire. E quando se ne vede priva, dice al suo sposo Gesù: sostenetemi coi frutti, qual è il patire, perché languisco d'amore, e dove altro posso mostrarti il mio amore se non che nel patire né per te? La carità brucia, consuma tutte le altre cose ed anche le stesse virtù, e converte tutte in sé. Insomma, è quale regina che vuol regnare dappertutto e che non vuol cederla a nessuno. Chi può dire quello che rimase dietro questo parlare di Gesù? Dico solo che si accese in me tale brama di patire, non solo brama, ma mi sento in me come un'infusione, come una cosa naturale, tanto che per me ritengo che la più grande disgrazia è il non patire. Come accennavamo ieri, questa meditazione completa il ciclo delle tre virtù teologali. Teniamo sempre presente che Gesù fa questa lezione prima, come vedremo nella prossima meditazione, di rinnovare le nozze mistiche dinanzi alla corte celeste. Vedremo una scena veramente degna del paradiso. E questo è fondamentalissimo, perché nessuno accede all'unione con Dio in nessuna forma e in nessun modo se non ha vive in sé queste tre virtù. Ecco, la speranza, che molte volte è un pochino
un po' trascurata forse nella nostra meditazione, nella nostra ascesi, si parla più di fede e di carità che non di speranza. In realtà un motore fondamentale per la nostra vita interiore. Perché attraverso la speranza noi abbiamo l'occhio, il cuore, soprattutto il desiderio e la fiducia, la confidenza fisse in Gesù. È la speranza che ci fa dire: non devo avere paura di nulla, c'è Gesù con me, è Lui che tutto provvede, quello che accade è divina volontà, senza nessun dubbio, da Lui permessa, per il mio bene, qualunque cosa sia, sia essa un'avversità, sia essa una tribolazione, sia essa un comportamento delle creature, qualunque cosa. È questa virtù che compie tutti quanti questi atti. Ed è per questo che chi la esercita diventa granitico, una veste di fortezza quasi di ferro. E non può essere in nessun modo, molto importante, questo che Gesù dice, ferita dai nemici. Nessuno. Non soltanto non può essere ferita, ma nemmeno a portare il minimo disturbo. Impossibile. Quindi significa. Noi dobbiamo fare sempre le verifiche. Quando una persona è facile a sentirsi ferito, vuol dire che speranza è zero, perché non sa leggere, vedere, sopportare nulla in maniera soprannaturale. Ancora, tutto è tranquillità in lei, tutto è pace. Quando noi ci sentiamo agitati, turbati, disturbati, ansiosi, angosciati, dolorati, tristi, disperati, si dice anche, no? Qual è la virtù contraria alla speranza? La disperazione. Vuol dire che speranza è zero. Perché la speranza proietta immediatamente l'anima in una tranquillità, in una pace profondissime, inalterabili, imperturbabili. C'è quel bellissimo salmo di Davide, no? Se dovessi camminare in una valle oscura non temerei alcun male, perché tu sei con me, non temerei alcun male. Allora, il Papa sta facendo un sacco di catechesi sulla speranza, no? Perché questa è una virtù veramente aurea e che deve essere meglio, non solo conosciuta, ma soprattutto meglio praticata, e soprattutto dobbiamo farci bene l'esame di coscienza su questa virtù. Ancora, per mezzo di questa virtù si diffida di sé e si confida in Dio. Come vedremo, questo è un tema tipico di tutta la teologia spirituale, in tutte le forme, in tutti i gradi ordinari o straordinari di unione con Dio. Questo ricorre tantissimo negli scritti di Luisa. C'è sempre questa doppia conoscenza che Dio infonde nell'anima, ma la conoscenza del proprio nulla, ma proprio nulla, 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 d'accordo? Essere zero, proprio il sentirsi nulla. Lui usa delle immagini veramente molto, molto belle, molto, molto forti, e al tempo stesso però la coscienza del tutto che Dio è, e del tutto che Dio è, che è con noi. Quindi anche qui, quando una persona comincia a quando si vede difettosa e che comincia a dire, a disperarsi o a fare discorsi da depresso, ah, non so buono a fa niente, ah, non ne faccio una dritta, tutte queste cose qui, questa è tutta volontà umana, questa qui, non c'è niente di soprannaturale. E quando un'anima è illuminata dalla grazia, lo sa benissimo, non ne parlo, io non ne faccio una dritta se sono lasciato da me stesso. Ma tutto posso in colui che mi dà la forza, tutto posso. Quindi attraverso questa duplice corazza della diffidenza santa di sé e la confidenza santa in Dio, si sfidano tutti i nemici, tutti, può venire pure tutto l'inferno ad assediare un'anima che sta messa in questo modo, non gli fa né caldo né freddo. È regina delle sue passioni, perché regola, se tutto è tranquillità e pace, non esistono, non esiste proprio che ci si abbandoni a passioni negative, no? Appunto la disperazione, la tristezza, non so, l'invidia, la gelosia, la superbia, ecco, tutte quante le cose che sono totalmente avulse, lontane
dalla divina volontà, sono proprio l'impastamento di terra più brutto che c'è, tra l'altro, poi da vedere. Ancora la speranza regola l'interno, le inclinazioni, i desideri, i palpiti e i pensieri. Io molte volte cerco di aiutare le anime. È un'operazione complicata questa qui, specialmente in chi non vuole farsi aiutare. Dice, guarda un po', che cosa stai facendo veramente tu adesso? Al di là di tutte quante le balle che ti racconti. Cosa stai facendo? Per chi lo stai facendo e perché lo stai facendo? Quindi le inclinazioni, i desideri, si vede subito poi, no? Perché il sacerdote poi quando ha un pochino di esperienza, non ci vuole nulla, insomma, per verificare con una piccolissima cosa come e perché sta agendo un'anima, no? In maniera infallibile, certo. Ecco, quando c'è la speranza, c'è questa regolazione di tutte quante le passioni, c'è questa rettitudine di intenzione profonda, che è l'unica cosa che interessa a Dio, abbiamo visto nei giorni scorsi. Se tu non fai una cosa per amore di Lui, e solo per amore di Lui, ma lo fai per amore di te o peggio, per amore di qualche creatura, quella cosa ai suoi occhi, fosse pure la disciplina a sangue che si dava nei santi del Medioevo, non vale nulla, zero, d'accordo? È un frutto marcio, perché non conta quello che noi facciamo, conta come e perché lo facciamo. Ecco. Gesù stesso resta innamorato di una tale anima, perché vede come quest'anima opera con coraggio e fortezza. Tutto questo sarebbe ancora niente, ma la speranza infonde dentro l'anima due virtù, se le porta dietro, che è la costanza e la perseveranza, senza le quali ci possiamo completamente dimenticare la vita interiore di fede. Nella Sacra Scrittura si legge nel Salmo 119: detesto gli animi incostanti. Non serve a niente che tu un giorno ti svegli la mattina e fai 10 rosari e te leggi tutte le 24 ore della Passione, d'accordo? Se sei capace di farlo con la giornata, e poi il giorno dopo, puffete. Ecco, capito? È molto meglio poco ma sempre, ecco, che fare questi exploit che non servono assolutamente a nulla, se non alimentare anche qui malsane passioni e disordini, perché un figlio della divina volontà non agisce in base a quello che si sente. Ah, oggi mi sento fervoroso e faccio tante preghiere, domani non mi prende a male, ecco, come si diceva quando eravamo giovani, e faccio niente, perché bisogna fare quello che si sente. Ecco. C'era un'anima a me cara che diventava una belva quando sentiva che bisogna fare quello che si sente, e rispondeva subito, dice, sì, te senti mal de panza. Ecco, cioè, noi non agiamo in base a quello che si sente, noi agiamo in base a quello che è giusto. Vedete, la Chiesa nella sua sapienza come ci dà i mezzi per essere costanti. Pensiamo soltanto, per esempio, alla liturgia delle ore, no? A cui sono obbligati, consacrati i sacerdoti. La liturgia delle ore c'ha una sua struttura, che tu tutti i santi giorni c'è da fare l'ufficio della lettura, le lodi, l'ora medie, vespera compieta. Tutti. Te va, non te va, c'è voglia, non c'è voglia, c'è tempo, lo trovi, se non c'è tempo, lo devi fare tutti i giorni. D'accordo? Così chi vuole avere vita interiore, la meditazione si fa tutti i giorni, il rosario si fa tutti i giorni, la messa si fa tutti i giorni. Quindi è questa costanza protratta nel tempo, e la costanza, come dice San Tommaso, a differenza della perseveranza, che lui individua questa differenza, no? La perseveranza ti consente di prolungare lo sforzo, perché è una fatica fare sempre le stesse cose senza deflettere. Cioè, la perseveranza ti consente di protrarre lo sforzo nel tempo. E la costanza ti consente di protrarre lo sforzo nonostante il non ti va, oppure il qualche ostacolo che ti si frappone nell'esercizio della virtù. Per esempio, oggi ho deciso che devo fare, non lo so, tutto il rosario intero. Mi sono dato come regola, anzi non oggi, di dire rosario intero,
E poi cominciano difficoltà, cose impreviste a destra e a sinistra, e sembra che si coalizzi il mondo intero per evitarmi di farmi fare questa cosa. Ora è chiaro, tanto per farmi comprendere, perché poi le anime fragili e imperfette travisano e prendono fischio per fiasco. È evidente che ci sono delle giornate in cui il discernimento ci suggerisce nel cuore che dobbiamo essere flessibili nella nostra vita interiore. Flessibile non vuol dire incostanti o rilassati, vuol dire che se sia una giornata eccezionale dove veramente le circostanze si sono messe in un certo modo, uno deve capire, va bene, oggi anziché quattro rosari ne faccio tre, ne faccio due, ecco. Però un conto è questa che è virtù, perché questa è prudenza, questa è una proprietà della prudenza e del discernimento. Un conto è l'incostanza, cioè per un non nulla lasciare le cose che stiamo facendo. Ed è bellissima l'immagine che Luisa dà della virtù dell'anima salda nella speranza. Un monte alto che non si può muovere di una virgola. Le sue fondamenta sono sui monti santi, dice un altro splendido salmo. Il Signore ama le porte di Sion più di tutte le dimore di Giacobbe. Di te si dicono cose stupende, città di Dio. Tenete presente che questo salmo è applicato dalla Chiesa e viene utilizzato nella liturgia mariana. Chi è la città di Dio? È la Madonna. E chi sono i monti alti su cui è fondata? La Madonna. Ecco, è la Madonna. Addirittura conclude dicendo: la speranza rende l'anima quasi onnipotente. Ed è verissimo, perché non c'è niente, nessuno che la ferma un'anima di questo genere. Non c'è difficoltà che la fa indietreggiare, non c'è fatica che le fa dire basta, non c'è sofferenza che la spaventi, non c'è situazione che la turbi, che la agiti, non ci sono. È davvero una virtù molto bella, che rende l'anima agli occhi di Gesù bella e stabile soprattutto. Le opere di Dio necessitano anime stabili, non anime psicolabili, non anime non equilibrate, non anime fluttuanti, incostanti, ecco, capricciose, lunatiche. Queste non sono adatte al regno di Dio, direbbe Gesù, certamente, a meno che non lavorano su se stesse, chiedendo aiuto, perché queste anime hanno bisogno di aiuto, non ce la faranno mai da sole, anche se sono molto molto refrattarie a farsi aiutare, per mettersi nelle disposizioni di poter camminare. Noi tutti abbiamo le virtù teologali, sapete, infuse per il battesimo. La fede, la speranza e la carità non sono virtù che si acquisiscono. Ecco perché sono infuse con gli sforzi, d'accordo? Quindi, va bene, io ho capito cos'è la fede, adesso comincio a fare degli atti di fede e mi verrà la fede. La fede non si può acquisire in questo modo. La fede abita in noi ed è una proprietà della nostra anima, come tutte le virtù, un abito della nostra anima, per essere più precisi, dal giorno del battesimo in poi. Solo che, come spiega bene San Giacomo, queste virtù vanno alimentate, vanno esercitate, capite? Altrimenti muoiono. La fede muore. San Giacomo nel secondo capitolo della lettera dice: se la fede senza le opere è morta in se stessa. La speranza muore, quindi rimane semplicemente quel barlumino, capite, di dire: ma esisterà il paradiso? Boh, forse, chi lo sa, speriamo. Ecco. E la carità, che è quella che tra le tre, diciamo, subisce la sorte peggiore, si riduce a zero. Amore di Dio zero, amore del prossimo zero. Ecco, la carità è una virtù di cui è ampiamente, insomma, trattato in ascetica, in spiritualità, in mistica, ancora di più. Ecco, dobbiamo sempre ricordare però che la carità anzitutto è Dio. Quindi, Dio è amore, dice San Giovanni nelle sue lettere. Quindi E la carità, cioè l'amore, è la quintessenza della divina volontà. La divina volontà è amore. Nel senso che Dio non c'è cosa che voglia,
che operi non esiste. Questo è proprio un'affermazione assoluta e apodittica. Non esiste cosa che lui operi o faccia o pensi che non sia carità, non soltanto mossa dalla carità, ma amore essa stessa. Non c'è. Quindi la carità unisce anzitutto a Dio, perché non è altro che il suo stesso amore vivo in noi. E appunto ci unisce anzitutto a Dio. Quindi l'anima, abbiamo visto nelle meditazioni passate, questo vale anche per il regno della Divina Volontà, non esiste proprio che si riceva il dono della Divina Volontà, non c'è, d'accordo? Come non c'era. Non c'è mai stato in mistica l'unione con Dio senza questa disposizione, di cui sto per dire. Non esiste il dono della Divina Volontà senza distacco totale da tutte le creature. Sappiamo che a Luisa Gesù ha chiesto il distacco anche effettivo, non soltanto quello affettivo. Zero. Ci deve essere il vuoto totale. Quando questo non c'è materialmente, ci deve essere però affettivamente. Perché il minimo attaccamento ad una minima cosa offende Dio, offende la carità, impedisce l'unione con Dio. Dio non si unisce con tutti quanti i suoi beni, né tantomeno fa il dono della Divina Volontà ad un'anima che cerchi la vita, che cerchi la realizzazione, che cerchi la soddisfazione, che cerchi l'affetto, che cerchi l'amore in un'altra creatura. Non esiste una cosa di questo genere. Quindi prima uno se lo mette in testa e meglio è. Chi vive in questo modo si condanna ad una vita. Io ho sempre l'immagine del mendicante che stava alla porta del tempio, quando vi ricordate gli Atti degli Apostoli, quando vede San Pietro e San Giovanni, gli tende la mano chiedendo l'elemosina, e San Pietro dice: guarda che io non ho né oro né argento, ti posso dare solo un'altra cosa, nel nome di Gesù alzati e cammina. Ecco, le persone che sono attaccate a qualunque cosa della terra sono simili a questi mendicanti, d'accordo, che vanno cercando elemosine, quindi briciole, ecco, dalle creature. E molte creature queste briciole non ce l'hanno, perché sono a loro volta straccioni che le cercano di per se stessi, e trasformano la vita in una ininterrotta sofferenza continua, frustrazione perpetua. Ecco, tra l'altro questo impedisce l'unione con Dio. Non esiste proprio che Dio si unisca ad un'anima di questo genere. Perché quando Dio vuole un'anima per sé, o ancora, qui non si tratta soltanto di mistiche nozze che sono grazie del tutto straordinarie e vissute da pochissime anime nel corso della storia della Chiesa, ma qui si tratta, ricordiamo sempre che il contesto remoto di questa scuola di Gesù, che poi lo spiega negli scritti più avanti, lo leggevo un paio di giorni fa nel volume 13, è la preparazione alla Divina Volontà. Gesù gli dice: ricorda tutto quello che ti ho fatto, ti ho preparato per anni a questo dono perché tu lo potessi ricevere, lo potessi comprendere, ne potessi parlare. L'ho letto qualche giorno fa, se non mi ricordo, iniziava da poco il 13° volume, e proprio queste testuali parole. Quindi tutti questi discorsi non sono solo finalizzati, ripeto, perché il matrimonio mistico non è niente di nuovo nel corso della storia della Chiesa. Ne parlano San Giovanni della Croce e Santa Teresa 400 anni prima, insomma, della vita di Luisa. E ripeto, è un fenomeno certamente straordinario, ma normale dentro un certo tipo, diciamo così, di vita totalmente distaccata dalle creature, tesa all'unione con Dio. La cosa particolare è che non è il matrimonio mistico, è il dono della Divina Volontà, a cui tutte queste grazie sono ordinate come mezzi a fini. Cioè, se non c'è tutto questo, ecco, per questo che il titolo che ho dato a questa serie di meditazioni sul primo volume è Come ci si prepara a vivere nel regno della Divina Volontà. Perché se questo non c'è, voglia fare gli atti attuali, l'atto preventivo, tutte quante le preghiere, tutti quanti i compitini fatti alla perfezione dalla mattina alla sera, d'accordo? Se sei capace, ecco. Ma non c'entri nel regno della Divina Volontà, non c'entri, ecco. E le spie sono chiarissime, ecco.
detto altre volte, che a me ci è capitato più di qualche volta di avere a che fare con anime affette dal tarlo dell'illusione spirituale. D'accordo? L'illusione spirituale, che tra l'altro è una forma, da un punto di vista psicologico, psicotica di malattia, nel senso che l'illuso spirituale non sa di esserlo, d'accordo? È convintissimo che quello che vive è tutto vero, e guai se qualcuno si azzarda a dirgli, a contrariarlo, perché uno che non lo capisce, che non capisce niente, bisogna cambiare padre spirituale perché questo non capisce, eccetera, eccetera. Quindi c'è questa sintomatologia, e in questo mondo diventa assolutamente perniciosa. Quindi la carità fa amare veramente Dio con tutto il cuore. Come abbiamo sentito, questa meditazione cade quando, proprio l'altro ieri, la liturgia della Chiesa domenicale parlava proprio del duplice precetto dell'amore, quindi con tutto il cuore, con tutta l'anima, con tutte le forze, e il prossimo, da cui non si cerca l'elemosina dell'amore, ma lo si ama per amore di Dio, come se stessi. Quindi l'anima che possiede la carità spande odore dappertutto, le sue opere fatte tutte per amore danno un odore graditissimo, e qual è questo odore? È l'odore di Dio stesso. Quindi l'amore, anche verso il prossimo, non è motivato nemmeno segretamente, capite? Cioè, allora io faccio questa cosa per amore del prossimo perché spero di riceverne qualcosa in cambio, almeno un grazie, non lo so, almeno un ricambio, almeno una gentilezza, almeno la stima, la considerazione. Questa non è carità. Questo è amore umano, di cui Dio non ci si fa assolutamente nulla, d'accordo? Nulla. Perché l'amore umano è parziale, quindi fa parzialità. Perché io faccio queste cose verso chi mi sento inclinato, verso chi mi sento, non verso tutti. Ma Gesù dice di amare anche il nemico, d'accordo? Di amare tutti quanti allo stesso modo. Ed è imperfetto, ed è impuro, d'accordo? Perché cerca il contraccambio, fosse anche minimo, fosse anche una parola, fosse anche un gesto, fosse anche una reazione. Ma l'amore divino non cerca nessun contraccambio. Se preghiamo quotidianamente le ore della passione, cioè vediamo come Gesù reagiva dinanzi a chi lo torturava. Io rimango, come dire, rimango senza parole quando leggo, Gesù li guarda con un tale sguardo d'amore che sembrerebbe quasi dirgli: dammene un altro po' di sofferenze. E questi che da un lato hanno degli attimi che gli prende e dice: ma no, non possiamo trattarlo in questo modo, addirittura in alcuni momenti lo devono bendare, perché non riuscivano a fargli del male vedendo con gli occhi. Questa è la carità verso il prossimo. Il resto sono caricature, insomma, no? Dobbiamo fare molta molta attenzione. Io adesso la meditazione si ferma, però bisogna fare estrema attenzione. Basterebbe in tante circostanze, anche dinanzi a noi stessi, dinanzi agli specchi della nostra coscienza, che spesso sono un bel po' appannati, applicare rigorosamente la logica evangelica. Dai frutti si riconosce l'albero. Un'anima che vive nella divina volontà, che vive queste tre virtù, abbiamo sentito com'è: tranquilla, in pace, niente passioni sregolate, nella gioia, forte, costante, perseverante, fiduciosa, propositiva, affabile, amabile, ottimista. Questi sono i frutti di chi vive nella divina volontà. Se questi non ci sono, è chiaro che c'è qualcosa che non va. E se c'è qualcosa che non va, Dio mi aiuti a vederlo. E se non lo vedo, mi aiuti a chiedere aiuto a chi me lo possa far vedere. La carità, infine, come abbiamo sentito, si sublima. Perché non c'è, l'amore si dimostra con la capacità di soffrire per l'amato. Ed ecco perché le anime innamorate di Gesù hanno grandissime grazie da lui, anzitutto, perché non dimentichiamo pure, insomma, che Luisa, adesso finisce questo discorsetto e poi vedremo nella prossima meditazione, insomma, quello che diceva, insomma, quindi non è un, come dire, un patire e basta, nudo. Anche Santa Veronica Giuliani, insomma, che è la più grande, insomma, apostola della sofferenza espiatrice, io la farei dichiarare dottoressa della Chiesa, insomma, proprio per la dottrina sull'espiazione e la riparazione. Ha sofferto
l'indicibile, però se uno legge il diario, ha anche vissuto delle grazie mistiche, cioè, che non sono mai viste, insomma, cioè, veramente impressionanti, insomma, no? Quindi c'è sempre questo mistero di amore estremo e di sofferenza però estrema, che vanno sempre appaiati insieme, in questo mondo. Diceva la piccola Gemma Galgani, in questo mondo è soffrire amando, nell'altro mondo è godere amando. Quindi, ma la carità, come dice San Paolo, non avrà mai fine perché comincia qui e cessa di là. La fede e la speranza, appena si entra in paradiso, sono come delle santissime, splendide vesti che si depongono e rimane l'abito di lusso, che è la carità, addosso a noi, per rimanere tale per tutta l'eternità. O Divina Maria, tu sei il Monte Altissimo, radicato più dei cieli del Libano, in una speranza immensa che ti ha donato quella pacificità, quella tranquillità, quella fortezza, quel coraggio da leonessa, quell'assoluta imperturbabilità, costanza e perseveranza in tutto, calma assoluta in ogni situazione, e che ti ha fatto affrontare di tutto in maniera eroica, suprema, come tu hai fatto, dalle cose, dalle piccole prove, insomma, chiamiamole piccole, insomma, come andare a Betlemme, ecco, d'inverno per far nascere Gesù, alle grandi, come la fuga in Egitto, come lo smarrimento di Gesù, come la partenza di Gesù da casa, o peggio, insomma, la partenza di Gesù per la passione, per la morte. Ti possiamo volgere lo sguardo a te e imparare da te come si vive la speranza. Non parliamo poi della carità, grande San Tommaso d'Aquino disse che forse solo tu, io tolgo immediatamente il forse, hai vissuto con perfezione l'unica, il duplice precetto della carità, perché solo tu hai amato Dio con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima, con tutte le tue forze, in tale misura colmando in maniera proprio assolutamente insuperabile il massimo che una creatura, un ente finito, quale anche tu per essenza sei, potesse fare, in una proporzione insomma talmente grande e dilatata però, da superare l'intera Chiesa, ecco, sia umana che angelica, di cui tu sei regina, ecco, la maestra dell'amore. Insegna soprattutto il segreto, ecco, per entrare in questo amore completamente divino, che è fare il vuoto assoluto che non è il non stare con nessuno, non parlare con nessuno, il vivere da orsi, è un fatto interiore e fondamentale che ci consente di vivere la verità e la pienezza della carità e ci dispone ai grandi doni, soprattutto quello della divina volontà che Dio vuole farci. Prendici per mano e guidaci nel cammino.
Nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ti benedico per aiutarti, ti benedico per difenderti, ti benedico per perdonarti, ti benedico per liberarti da ogni male, ti benedico per consolarti, ti benedico per farti santo. Ti benedico dunque nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Fiat, Ave Maria.